Tra poco, sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il pronto soccorso lo dimette, ma il giovane padre muore in casa. Verrà disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo e aperta un'inchiesta. Mentre la terra continua a tremare, proseguono i sopralluoghi nelle scuole provinciali. Gli alunni tornano in classe e i presidenti delle Camere di Commercio di Pesaro e Perugia scrivono a Putin: sospenda le sanzioni per le aziende colpite. Albergatori fanesi in soccorso degli sfollati, a disposizione 140 posti letto e 6 appartamenti. Discarica a cielo aperto a Ronco San Baccio, le lamentele di un residente. Adesso lì chi la va a togliere? Sarebbe da prendere il responsabile e fargliela cavare addirittura. Fra poco, dopo il TG, si parlerà di sanità in diretta con una nuova puntata di Missione Salute. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, è giallo sulla morte di un uomo di 37 anni, Diego Monaco, che è deceduto poche ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove si era recato la sera prima a causa di forti dolori allo stomaco e alla schiena. L'uomo, originario di Torre Annunziata ma residente a Pesaro, era stato visitato dai sanitari del pronto soccorso, poi una volta dimesso è morto nella notte. Il suo corpo ormai senza vita è stato ritrovato nella sua casa a Montecchio dai familiari che hanno sporto denuncia. E sul caso la Procura di Pesaro ha aperto un'inchiesta e nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Il 37enne che faceva lo chef in un noto ristorante della città lascia la moglie e due figli. La nostra redazione ha contattato il dottor Stefano Loffreda, direttore facente funzioni del pronto soccorso, il quale ha confermato che il paziente è stato sottoposto a diversi esami, ma che nulla faceva presagire a un evento di questo tipo. È una tragedia, ha detto Loffreda, un evento inaspettato e imprevedibile. E adesso cambiamo argomento, torniamo a parlare del terremoto perché la terra continua a tremare. Dopo la scossa di magnitudo 4.8 registrata nella notte, proseguono i sopralluoghi sia negli edifici pubblici che in quelli privati. Come avete sentito dal nostro sommario, proseguono appunto questi controlli, ma nella nostra provincia gli studenti, gran parte degli alunni, sono tornati sui banchi di scuola. Inoltre a Fano rimangono chiuse via Paoli e le chiese di Santa Maria Nuova e quella di San Cesario a Carrara. Facciamo il punto nel servizio di Lino Balestra. La terra, nelle zone a cavallo tra Marche e Umbria, ha ancora tremato in questi giorni e minato gli animi e il morale delle persone che stanno tentando faticosamente di tornare alla normalità e di salvaguardare aziende e proprietà. Un'economia di quelle terre in ginocchio, basata su turismo e aziende agricole che ora non ci sono più. Ma lo sciame sismico non si fa sentire solo in termini di scala Richter. Gli effetti negativi sono e saranno ancora di lunga durata, soprattutto se pensiamo alla battuta d'arresto che si sta verificando sui flussi turistici a livello regionale. E su questo c'è molto lavoro da fare. Oltre che ricostruire scuole e case, c'è una comunità intera da rifondare e a cui infondere fiducia nel domani. Con la riapertura delle scuole stamattina anche a Fano, la quotidianità torna ad avere il sopravvento su timori e angosce dei cittadini, come testimoniano le ispezioni e i sopralluoghi dei tecnici e dei vigili del fuoco che sono continuati anche nella giornata di oggi, chiamati da cittadini che non sentono più, contagiati forse da una sindrome terremoto, il proprio tetto sicuro. Comune aperto e teatro della fortuna in allestimento per lo spettacolo di questo fine settimana, quindi, anche se le transenne in piazza sotto la torre civica permangono, come l'impossibilità per gli studenti di percorrere via Paoli per raggiungere la Gandilio e la Padalino. Siamo qui in via Paoli, come vedete
transennata e delimitata la zona dove sono venuti giù i calcinaci da uno di questi stabili qui alle mie spalle disabitati, e questa era una strada di transito per tutti i ragazzi che dalla stazione delle Corriere poco più avanti transitavano in questa zona per recarsi nelle scuole del centro. Adesso sono costretti a praticamente circunnavigare questa strada passando dal Via del Cassero e facendo un percorso tutto diverso, oppure addirittura costeggiare le mura cittadine per poi arrivare in centro. Non sappiamo quando questa strada ancora verrà mantenuta chiusa e come si potrà riaprire. Nessun provvedimento restrittivo quindi in altri edifici e in essere ad oggi, a seguito dei controlli effettuati, solo Santa Maria Nuova rimane ancora inaccessibile e le funzioni spostate nella sala riunioni. Il presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, Alberto Drudi, che è anche membro del Consiglio della Camera di Commercio Italo-Russa, e il collega di Perugia, Giorgio Mencaroni, hanno scritto a Vladimir Putin chiedendo la sospensione delle sanzioni per dare respiro alle imprese colpite dal terremoto. Oggi, scrive Drudi, la Regione Marche, così come l'Umbria, sono colpite da un tragico terremoto che sta mettendo in ginocchio tantissime attività produttive. La sospensione delle sanzioni, conclude il presidente, comporterebbe un vantaggio reciproco, economico e sociale. E adesso continuiamo a parlare del terremoto, perché alcuni albergatori fanesi hanno messo a disposizione ben 140 posti letto per accogliere gli sfollati. Il terremoto, ha detto il governatore delle Marche Luca Ceriscioli, è arrivato a dimensioni veramente molto ampie nel nostro territorio. Lo sforzo che stiamo facendo nelle Marche credo non sia paragonabile a quello di nessun'altra regione, perché gran parte delle scosse sono state nel nostro territorio. La dimensione così ampia fa sì che lo sforzo della protezione civile sia veramente imponente, e sin dalle prime ore lo è stato. Ci sono voluti 2 mesi per metabolizzare alle popolazioni quello che è accaduto, e poi la terza scossa che ha colpito la provincia di Macerata ha ampliato la forbice degli sfollati e ha fatto sì che in molti hanno deciso di partire verso la costa in sistemazioni alberghiere e fare così la spola con il cratere. La paura rispetto alla scossa sta spingendo in questi giorni verso la scelta di andare via anche chi voleva rimanere a tutti i costi. In ragione di questo, la Regione Marche ha allertato tutte le strutture ricettive della Regione, da Gabice Mare fino a San Benedetto del Tronto, e se non dovessero bastare saranno allertate anche quelle di altre regioni. Per ora però sono sufficienti le nostre. Anche Fano ha risposto all'appello mettendo da subito a disposizione strutture di accoglienza. Sì, noi ci siamo mossi subito. La domenica sera, appena c'è stata la richiesta, avevamo una disponibilità di 140 posti letto, e naturalmente anche con la ristorazione, che è molto importante per loro. Più 6 appartamenti che sono stati offerti da una proprietaria di un albergo, e naturalmente non ci manca la possibilità di ospitare altre persone, ma in questo momento avevano le cucine chiuse. Se ci sarà bisogno siamo pronti a aprire anche le cucine. Per il momento non avete avuto richieste, le notizie non vi riguardano? No, perché abbiamo sentito le ultime notizie della Regione Marche, ci avevano comunicato che erano arrivati a toccare Senigallia. Noi capiamo che le persone, muoverle fino quassù a circa 200 km è un po' un problema, chi ha le aziende, chi ha le attività. Naturalmente, se riusciamo, noi siamo sempre pronti per queste cose. Il Comune di Pesaro invece mette a disposizione delle società sportive colpite dal terremoto campi da gioco e strutture per permettere agli atleti di varie discipline di disputare regolarmente gli incontri di campionato. Siamo la città dello sport, ha commentato l'assessore della Dora, ma anche della solidarietà. Cambiamo argomento, anche questa sera diamo spazio alle vostre segnalazioni. Questa mattina siamo andati a Ronco San Baccio, dove un nostro telespettatore ci ha segnalato una discarica a cielo aperto.
Ancora discariche abusive, ancora sfregi alla natura e all'ambiente, ancora incoscienti che infischiandosene delle più elementari regole di civiltà ed in barba ad ogni regolamento e normativa in materia di conferimenti speciali, si disfa di materiali ingombranti. Siamo a pochi chilometri dal centro di Fano, in aperta campagna, una strada usata da chi abita da queste parti e che ama la natura e che invece stamattina, recandosi al lavoro, ha fatto l'amara scoperta. Abbiamo noi a Fano un servizio DOC che lo vengono addirittura a ritirare gratuitamente e invece mi trovo nel bel mezzo della campagna verde, la natura, cioè un coso incontaminato, un camioncino di immondizia, di tutto, scatoloni, bottiglie, tipo come uno avesse pulito un garage, ma una roba... è un metro cubo di roba. Hanno preso di mira le campagne perché sono posti isolati che magari o in tarda serata o la prima mattina o di notte approfittano per fare queste discariche abusive, ecco. E qualcuno, quando vede questi camioncini, di prendergli magari la targa anche a scopo di per fare delle indagini. La zona isolata forse ha aiutato il criminale ecologico a disfarsi, con il favore del buio che cala presto in questo periodo, di ogni cosa in suo possesso. E anche noi abbiamo faticato non poco nel trovarla. In questa strada, con un panorama splendido, quando c'è bel tempo naturalmente, si gode una vista veramente bella, ma che, guardate qui, viene deturpata da questo scempio, un vero e proprio scempio. Come diceva il signor Battistini, c'è di tutto. Sembra un garage svuotato perché ci sono strumenti elettrici, materiale di risulta da una cucina. Sembra un comune garage svuotato e buttato qui sul ciglio della strada, veramente tra l'altro anche pericoloso, perché ci sono delle bottiglie, ci sono dei frammenti di vetro taglienti che possono ferire chi passasse eventualmente qui. Addirittura anche una matriosca, quindi ci sono oggetti casalinghi e oltre a materiale elettrico, vecchi lampadari, delle cassette di bottiglie. È veramente un brutto spettacolo. E come accennava il nostro telespettatore, vi ricordiamo che AZ Spa ritira gratuitamente a casa vostra questo materiale, per cui è sufficiente contattare l'azienda pubblica e chiedere maggiori informazioni. A proposito di AZ SPA, nei prossimi giorni verrà avviata a Fano un'indagine di gradimento dei servizi. L'incarico è stato affidato nuovamente all'ARICA dell'Università Carlo Bo di Urbino e nei prossimi giorni un campione rappresentativo di almeno 500 utenze domestiche e 100 utenti non domestici dell'azienda pubblica sarà contattato telefonicamente per rispondere a un questionario anonimo. L'obiettivo dell'iniziativa sarà quello di chiedere ai fanesi non solo un parere ma anche dei suggerimenti utili a migliorare la qualità dei servizi offerti. Domani gli uffici postali saranno chiusi per uno sciopero generale proclamato contro la privatizzazione di Poste Italiane. Diverse iniziative sono in programma in quasi tutti i capoluoghi di regione. A Bologna è prevista una manifestazione alla quale parteciperanno i lavoratori di Marche ed Emilia-Romagna. Nella provincia di Pesaro e Urbino saranno garantiti servizi essenziali negli uffici di Fano, Pesaro Centro, Urbino, Fossombrone e Pergola. Ad Aqualagna invece prosegue la 51esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Sabato la cucina sarda approderà alle ore 18 sul palco del salotto da gustare con un cooking show dello chef Gianfranco Pulina. Atteso per domenica invece è l'arrivo di Giorgione, Giorgio Barchisi di Gambero Rosso Channel, che farà coppia con Stefano Bicocchi in Arte Vito per uno stravagante cooking show. La fiera come sempre rimarrà aperta dalle 9 alle ore 20 con ingresso libero. Domani invece nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano si terrà un convegno dal titolo Vaccinazioni, ampliare gli orizzonti della comunicazione, e l'incontro come ogni anno si svilupperà nell'arco di un'intera giornata a partire dalle 8:30 e sarà caratterizzato da 4 sessioni. Nella prima si parlerà delle dimensioni del problema in Italia, di come si affronta e di come si sta affrontando. Nella seconda sessione si darà voce agli esperti delle cosiddette materie di confine. La terza sessione
prevede riflessioni e testimonianze sull'utilizzo dei social media. La quarta ed ultima invece è dedicata alle iniziative che sono scaturite dalla precedente edizione del convegno. E adesso rimaniamo in tema di sanità, perché fra poco, dopo il telegiornale, torna il nostro programma Missione Salute con i medici dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Lino Balestra, come sempre, è già pronto ad accogliere i nostri ospiti. Buonasera Lino, quale sarà l'argomento di questa nuova puntata? Sì, buonasera Simona, questa sera avremo ospiti nei nostri studi i medici del reparto di ostetricia e ginecologia di Marche Nord, quindi insieme al suo direttore dell'unità operativa Claudio Cicoli saranno con noi il dottor Perrella e la dottoressa Marinelli. Parleremo appunto di questo nuovo reparto, unificato, del punto nascita e di tutti i servizi contenuti appunto in questa unità operativa ostetricia e ginecologia. Naturalmente è aperto il nostro telefono per tutti quanti, come sempre nella seconda parte del programma, che vogliano rivolgere domande o quesiti o comunque parlare di problemi in ambito ginecologico e ostetrico con i medici in studio, facendo il nostro numero di telefono 86 14 33. Potete farlo fin da ora. Grazie Lino. Dunque questa edizione di Occhio alla Notizia termina qui e buon proseguimento di serata con Missione Salute. Arrivederci.